La nascita di 5 nuovi ospedali in Abruzzo è solo questione di ore. L'accordo di programma che autorizza le ASL a spendere i soldi già stanziati sarà firmato appena il direttore generale del Ministero della Salute rientrerà dall'Australia, dove è in missione per conto del governo. Parola di Beatrice Lorenzin. Il Ministro della Salute è venuto a dare la lieta novella di persona dopo aver fatto un veloce giro in alcuni dei reparti più mal ridotti dell'ospedale Renzetti di Lanciano, passando per l'osservazione breve, dove il primario Caporella ha invece ricevuto grandi elogi per aver trovato una soluzione al problema dei posti letto, tanto da ricevere l'invito dal ministro a presentare una proposta che possa essere adottata a livello nazionale. La notizia dell'imminente accordo di programma tra Ministero della Salute e Ministero dell'Economia è stata accolta con grande entusiasmo dal manager della ASL Flacco e dal sindaco di Lanciano Pupillo. A disposizione per il nuovo ospedale di Lanciano ci sono 89 milioni di euro. Ora, ha commentato Lorenzin, dovete camminare con le vostre gambe e avviare la procedura per appaltare i lavori sperando di non sbagliarla. Ministro, è davvero questione soltanto di ore per questo accordo di programma? Assolutamente sì, è finito tutto l'iter burocratico, è finito tutto il percorso, l'unico motivo per cui non è stato ancora firmato è perché il mio direttore generale è in missione per il governo, è una missione intergovernativa in Australia, quindi deve tornare, però insomma è tutto fatto, sono molto contenta, abbiamo fatto un ottimo lavoro perché oltre ad avere i 3 nuovi ospedali, liberando le risorse anche per quelli che hanno avuto invece la possibilità del rinnovamento della messa a norma in base ai fondi per l'edilizia per i terremoti, siamo arrivati a 5 ospedali in Abruzzo, credo che sarà È veramente un'ottima notizia da cui scaturiscono immediatamente le gare per le nuove costruzioni. Il ministro, lei ha detto che l'Abruzzo le ha dato particolari soddisfazioni perché è uscita dal commissariamento. Questa di oggi è sicuramente una bellissima notizia, però c'è anche uno dei tanti problemi che è quello delle liste bloccate. Il tema delle liste d'attesa per me è una cosa che va eliminata, nel senso che noi abbiamo regioni che hanno adottato una pratica virtuosa, penso all'Emilia Romagna, per cui nel giro di un anno è riuscito ad esaurire le liste d'attesa, quindi abbiamo un sistema fisiologico. Questo vuol dire che si può fare, la best practice c'è, da ieri è stato operativo non solo l'ILEA ma anche l'albo nuovo nazionale per la scelta dei direttori generali, che non saranno più scelti dai singoli assessori e dai singoli presidenti ma in base a un concorso che si basa su un albo preselezionato ad alto livello. Ma qual è la novità in questo senso? Che tra gli obiettivi che il Ministero ha messo, pena la decadenza dall'incarico, c'è l'esaurimento delle liste d'attesa, perché quello che noi abbiamo capito è che questo è un tema solo organizzativo di programmazione sanitaria delle singole regioni e ci sono, ogni regione in Italia ha una vicenda, fa una roba diversa, ha una vicenda diversa, arriviamo a regioni dove le liste d'attesa sono di fatto il blocco per l'accesso alle terapie dei cittadini e in altre invece in cui abbiamo una soluzione assolutamente efficiente e questo non può essere così, insomma.